Ciao a tutti Marvel fans, finalmente Moon Knight è arrivato e beh, che dire, la prima puntata è stata allucinante. Ci viene introdotto prima della sigla iniziale il villain della serie, Arthur Harrow, interpretato da Ethan Hawke, e già da queste immagini abbiamo un antipasto del carattere del personaggio. Poi si passa a Steven Grant, del quale capiamo fin da subito che non sta molto bene. Lo vediamo poi trascorrere la propria giornata lavorativa vessato dai propri colleghi, i quali lo trattano come un inetto. Fin da subito ci rendiamo conto che ci sono dei buchi nella vita di Steve. Si fanno riferimenti ad eventi di cui lui non ha memoria e lui stesso se ne rende conto, tanto da legarsi durante il sonno per controllarsi. L'esempio tangibile lo abbiamo quando Steve, dopo essersi addormentato, si risveglia in una vallata sulle Alpi, inseguito da degli uomini armati. Nella sua testa sentiamo per la prima volta la voce di Khonshu, il dio egizio fondamentale per il personaggio di Moon Knight. Steve, molto confuso, si ritrova faccia a faccia con Arthur, che sembra avere doti magiche o mistiche, il quale gli dà la caccia per aver rubato un artefatto egizio. Parte l'inseguimento in furgone, nel quale vediamo per la prima volta Steve cambiare personalità. Ma non ci viene mai mostrata l'altra sua personalità in azione, ma vediamo sempre il punto di vista di Steve. Su questa scena d'azione mi soffermo solo per parlare della CGI, forse la più scarsa dell'episodio, a partire dalle macchine nell'inseguimento, al camion con i tronchi di legno, per finire con i vari cattivi che saltano o cadono dal furgone. Steve, dopo l'accaduto, ritorna alla sua vita normale, come se tutto fosse stato solo un incubo. Nel frattempo, però, è sempre più confuso, tanto da perdere la cognizione del tempo. Nel suo appartamento trova degli oggetti nascosti e, chiamato da un contatto del telefono, scopriamo che sono di Mark Spector, l'altra sua personalità. Arthur, poco dopo, rintraccia Steve e lo raggiunge al museo, nel quale cerca di ucciderlo evocando quello che sembra essere uno sciacallo. Steve si ritrova in un bagno nel quale per la prima volta vediamo l'altra sua personalità, ovvero Mark Spector, prendere il possesso del corpo e trasformarsi in Moon Knight, per poi sconfiggere con molta crudeltà lo sciacallo. Come prima puntata devo dire che è stata egregiamente scritta e diretta. Ho apprezzato il fatto che noi spettatori siamo immedesimati nel personaggio di Steve, tanto da non capire cosa stia accadendo, lasciandoci con molti dubbi su come questa matassa possa essere sbrogliata. Ho notato inoltre la presenza di molti giochi con gli specchi e riflessi nei quali appaiono sempre altre copie di Steve, a sottolineare la presenza di più personalità all'interno di quel corpo. Per quanto riguarda Arthur Harrow, per ora non sappiamo molto su che intenzioni abbia e quale sia il suo scopo. Ho l'impressione che per ora non vogliano scoprire le carte su di lui, ma a primo impatto sembra un villain interessante. Vedremo sicuramente nelle prossime puntate come è stato sviluppato. Concludendo, la differenza nella puntata la fa Oscar Isaac, il quale dà dimostrazione fin da subito di un'ottima prova attoriale, riuscendo a plasmare benissimo Steven Grant, soprattutto nell'incontro con Mark Spector. Fatemi sapere nei commenti come vi è sembrata questa prima puntata di Moon Knight e cosa vi aspettate da questa nuova serie. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo nel prossimo video. Friday, fammi un favore, attiva protocollo e iscriviti al canale. Attivate la campanella così da rimanere aggiornati sui nuovi contenuti del canale e non dimenticate di iscrivervi.